Oggi aprire un libro di matematica è un atto banale, ma per i ragazzi del XVIII secolo non era così. Innanzitutto un certo tipo di matematica era in pieno sviluppo, come il calcolo integrale, il calcolo differenziale e l'analisi matematica. Ma poi le pubblicazioni erano sparse, disordinate, non erano facili né da trovare né da leggere, quindi per un giovane alle prime armi era quasi impossibile orientarsi in questo caos. Per la matematica Maria Gaetana Agnesi, lo studio dell'analisi matematica era una tappa fondamentale dell'istruzione dei giovani. Ma non essendoci all'epoca un libro di quel tipo per la scuola, decide di scriverlo lei stessa. E quindi nel 1748 esce Istituzioni Analitiche, un manuale scolastico di analisi matematica che era proprio chiaro, logico, semplice, senza informazioni superflue, e questo ne ha determinato il successo in Italia e all'estero. E pensare che lei non voleva neanche pubblicarlo, l'aveva scritto soltanto per l'istruzione dei suoi fratelli. Maria Gaetana, infatti, aveva 21 tra fratelli e sorelle, che il padre Pietro, un ricco commerciante di seta, aveva avuto durante i suoi 3 matrimoni. Il primo matrimonio era con Anna, la madre di Maria Gaetana, che purtroppo muore quando Maria Gaetana ha solo 13 anni. E quindi in seguito poi la ragazza si prende cura dei suoi fratelli e sorelle più piccoli, anche istruendoli. Era una famiglia agiata e il padre voleva dare un'ottima educazione, soprattutto alla primogenita. E siccome le ragazze non si potevano iscrivere a scuola all'epoca, non era permesso, lui pagava degli insegnanti privati che venivano a casa. E Maria Gaetana era molto brillante, per esempio parlava ben 7 lingue. Vediamo se me le ricordo tutte: italiano, francese, tedesco, spagnolo, latino, greco e ebraico. Ma parlava anche di poesia, filosofia, addirittura anche dei diritti delle donne. E il padre poi le consiglia di continuare gli studi scientifici e anche lì lei si rivela brillante, a tal punto che si comincia a spargere la voce di questa enfant prodige e la gente voleva venire a casa a conoscerla. E lei si esibiva praticamente, si esibiva davanti a questi intellettuali e quindi faceva dei discorsi, aveva questa conversazione forbita e quindi aveva questa vita sociale e il padre era molto contento, spingeva molto in questo senso perché lui voleva salire la scala sociale con questo, grazie alla figlia. Tra l'altro la sorella Maria Teresa, che era una ottima musicista e compositrice, ha avuto un po' lo stesso destino, anche lei si doveva esibire per mettere in valore la famiglia e quindi il padre. In questo ambiente intellettuale, Maria Gaetana ha l'occasione di poter leggere gli elementi di Euclide e di poter conoscere le nuove teorie di Newton e di Leibniz. Maria Gaetana in realtà non apprezzava particolarmente queste esibizioni, lei era umile, riservata e poi era molto religiosa. In realtà lei aveva espresso il desiderio di diventare suora, ma suo padre glielo impediva perché aveva veramente bisogno di lei a casa per fare questi salotti. E dopo anni e anni di esibizione, finalmente riesce a ottenere il permesso di poter andare in chiesa quando voleva, perché prima non poteva. E poi, dopo tanti anni, finalmente ottiene il permesso, diciamo così, di smettere di esibirsi. Una parte della chiesa dell'epoca era parzialmente favorevole a aumentare, diciamo, i diritti delle donne e in effetti il Papa, Benedetto XIV, le dà la cattedra di matematica dell'Università di Bologna. Era la prima volta che si proponeva una cattedra di matematica a una donna, mentre la cattedra di fisica era stata proposta poco tempo prima, per la prima volta, una donna a Laura Bassi. Ma Maria Gaetana non accetta perché a lei non interessava, lei veramente era umile e preferisce dedicare la sua vita ai poveri e ai malati degli ospizi e continuando le sue preghiere in riservatezza. Alla morte del padre, Maria Gaetana abbandona completamente la matematica. Possiamo pensare che a lei non piacesse veramente questa materia e che facesse degli studi di matematica solo per compiacere il padre? In realtà no, perché in diversi testi lei
manifesta proprio il suo amore per questa materia e poi perché lei pensa che la matematica si avvicina a Dio, sia uno strumento di Dio. Innanzitutto perché la matematica è uno strumento di istruzione dei giovani, questo è quello che vuole Dio, e poi perché la matematica aiuta alla meditazione, cioè diciamo i ragionamenti della matematica assomigliano alla meditazione, che è qualche cosa di vicino alla preghiera, e quindi concilia così questi due aspetti così importanti della sua vita. Oggi il nome di Maria Gaetana Agnesi è legato alla curva di Agnesi o strega di Agnesi. È un nome buffo, ma c'è un motivo per cui si chiama così. Lei studiava in questa curva che si chiamava Versiera, dal latino vertere, che vuol dire girare, ruotare. E durante una traduzione, invece che tradurre Versiera, hanno tradotto avversiera. La Versiera era la moglie del diavolo, perché il diavolo è l'avversario di Dio. Quindi la Versiera è una donna cattiva, moglie del diavolo, una strega. Ecco perché ancora oggi si chiama così.